Salve a tutti ragazzi del vostro GustRugus88, come state? Spero tutto bene come sempre. La Lazio non gioca questa settimana perché la partita con l'Atalanta, come ben sapete, è saltata e quindi di conseguenza sto facendo questo video stasera per parlare un po' di un argomento cult che mi sta anche molto a cuore, che è il calciomercato della squadra biancoceleste. Mi sono permesso in questo periodo di criticare ampiamente, ecco, quello che è stato e quello che è il mercato biancoceleste, palesando il mio malcontento anche su alcuni video su YouTube e su alcune chat su Facebook, tra cui quella di Radio 6, non ho problemi a dirlo. Prima di andare avanti col video, però, insomma, mi invito per chiunque non l'avesse fatto a iscriversi al canale se ne ha piacere, perché per me e per il dottor Big è molto importante. Come è importante, se vi fa sempre piacere, mettere mi piace al video. Se vi fa cagare, mettete ovviamente non mi piace, ci mancherebbe altro. Detto questo, io purtroppo ho criticato, e dico purtroppo perché non è che a me non è che fa piacere, ho criticato il mercato laziale, ho criticato le scelte della dirigenza e le non scelte della dirigenza. Noto molti youtuber laziali, tra l'altro bravissimi, molto più bravi di me e competenti, dire che il tifoso laziale è per antonomasia lamentoso, per antonomasia insoddisfatto, il che è vero, non nego. Che è una delle attitudini del tifoso laziale è proprio quello di essere, quella di essere lamentoso. Ma io aggiungo, quest'anno c'è effettivamente molto da lamentarsi, molto di che lamentarsi. Perché? Perché noi siamo tornati in Champions League. È vero che c'è il Covid, è vero che nessuna delle squadre, diciamo così, nostre avversarie fino adesso ho fatto chissà quale mercato, pure l'Inter per prendere Vidal, che non è più il Vidal dei tempi d'oro, ci sta mettendo un miliardo d'anni, forse arriva fra oggi e domani, ma non si sa. La Roma ancora non si sa che deve fare con Dzeko, con Milik, la Juve pure senza centravanti e il Milan a parte Tonali non è che abbia preso chissà che cosa, per non parlare delle altre squadre che non mi sembra abbiano comprato chissà chi, ecco, questo è assolutamente vero. Però a me delle altre squadre non me ne può fregare di meno, mi interessa della Lazio e secondo me la Lazio ha speso male. Ha speso male perché siamo andati, senza che lo ripeto, a acquistare un giocatore per 20 milioni e mi dicono che però questo è il calciomercato, adesso i giocatori costano così. Non sono minimamente d'accordo. 20 milioni per un panchinano. Un panchinano, proprio un Artum del 94. Per un panchinaro. Poi abbiamo speso zero, dico zero per Akpak Pro e per Escalante. Due giocatori sconosciuti. Basta. Quindi noi siamo ancora scoperti sui ruoli chiave che sono la difesa, che sono che servono almeno due difensori e l'esterno a sinistra ancora non si sa chi cazzo arriva. Nell'anno in cui va in Champions, nell'anno in cui ha una liquidità, nell'anno in cui devi anche dare un certo tipo di anche messaggio al tifoso, perché francamente ragazzi, io dico che quello che è stato l'altro anno non si rivedrà più, nel senso che la Lazio è stata miracolata. Se io analizzo la rosa della Lazio, amici miei, io non vedo una squadra che può andare in Champions. Noi siamo andati in Champions perché l'altro anno Immobile ha fatto un campionato incredibile, perché Luis Alberto ha fatto un campionato devastante, perché Lazzari ha fatto un campionato devastante, Acerbi lo ha fatto, si sono, diciamo così, unite a una serie di situazioni, ma molti giocatori a mio avviso hanno dato più di quello che daranno quest'anno. La difesa non si sa come è stata una delle meno battute, ma noi abbiamo dei difensori scandalosi, ragazzi, veramente, cioè tranne Acerbi, gli altri veramente, chi per un motivo qui per un altro, sono veramente scandalosi. Sono veramente scandalosi, ragazzi. Bastos, che è quello meno peggio, ma è stupido, purtroppo. Felipe Ramos, che fa cazzate su cazzate e alterna partite buone a partite scandalose, ma comunque lo metto tra i titolari. E Radu, che in teoria dovrebbe essere
titolare anche lui, ma è sempre rotto. Qual è il problema? Il problema è che poi ci sta Patrick. Il problema è che noi stiamo pensando di reintegrare Wallace. Il problema è che noi stiamo pensando di reintegrare Ut, di riprendere Ut. Ut che è stato cacciato a calci in culo, è stato cacciato, pagato 18 milioni, ma un giocatore che mi ricordo era di una lentezza inverosimile. Non lo so, veramente. Boh, costa cazzo di difesa a 3. Ragazzi miei, io. Boh. A centrocampo abbiamo Lulic che ci avrà un anno in più, sempre se tornerà. Lukaku che non si sa che deve fare, quell'altro pure. Quell'altro nano del Durmisi che voglio sperare non entri mai in campo. E dobbiamo fare la Champions League in più, dobbiamo fare in più la Champions League, 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 ok? Andare a fare figure di merda con una rosa contata, con 10 con i giocatori che ti fanno la differenza, che sono Acerbi, Leiva, Milinkovic, Luis Alberto, Lazzari e Immobile, che non possono giocare tutte quante le partite perché sennò morirebbero. E con una serie di giocatori di una mediocrità scandalosa e dei buchi in dei reparti come la difesa che sono anni che fa schifo. E l'altro anno è andata bene, ma non per culo, ragazzi. È andata bene per culo perché si sono uniti dei, secondo me, dei fattori astrali, ma che non ti danno sicurezza. Perché a me un Patrick Gabarone non mi dà sicurezza. Un Bastos non mi dà sicurezza, un Felipe Luis non mi dà sicurezza, attenzione, non mi dà sicurezza di andare in Champions League, non mi dà sicurezza di lottare per il quarto posto, io quello sto dicendo, non dico che retrocediamo, dico che si sono rinforzate alcune squadre, ragazzi, e alcune squadre che lo scorso anno non rodavano perché dovevano conoscersi meglio, sulla carta sono più forti di noi. Il Milan a mio avviso è più forte di noi sulla carta, il Napoli a mio avviso è più forte di noi sulla carta, è più forte di noi sulla carta, ovviamente. L'Inter è più forte di noi, ovviamente la Juventus. Facciamo il calcolo, ragazzi miei. Juve, Inter, Milan, Napoli. Noi siamo quinti. Lottiamo con il quinto posto con la Roma, che quest'anno secondo me si è indebolita mostruosamente. È una squadra che non va né, non ha né capo né coda. Peggio della Lazio. Lotteremo con i cugini romanisti. Questo è poco ma sicuro. Ve lo dico io, siamo da quinto, sesto, settimo posto. È questo quello che noi siamo. Quinto, sesto, settimo posto. Tra l'altro, l'era Lotito ci ha insegnato che un anno andiamo bene, un anno andiamo male, se tanto mi dà tanto, godo e me ne vanto, l'altro anno è andata bene, quest'anno faremo cacare. Allora quello che dico io, porca miseria, non si può sperare a qualcosa di più? No. Non si può sperare a qualcosa di più. Bisogna accontentarsi di Mourinho, bisogna accontentarsi di questi scarti degli scarti. Non si può sognare, ok? Abbiamo smesso di sognare, ok? Io purtroppo sono uno di quelli che Lotito non lo accetta. Mi sta simpatico, ritengo sia un grandissimo imprenditore, ma non lo accetto. Non lo accetto. Non lo accetto perché non ci permette di sognare. Noi siamo la prima squadra della capitale. Allora, sono due i tipi di tifosi. Cioè, quelli sono quelli che si accontentano e dicono: però la storia della Lazio è una storia di mediocrità. Ed è vero, la storia della Lazio è una storia di mediocrità. Abbiamo vinto tre scudetti. Scusate, abbiamo vinto due scudetti in croce. Non abbiamo vinto un cazzo a livello europeo se non la Coppa delle Coppe e la Supercoppa europea e per il resto, ragazzi, zero carbonella a parte le Coppe Italia e le Supercoppe italiane. Quindi voglio dire, è una storia di una mediocrità imbarazzante, ma non vuol dire che se sei mediocre non puoi sognare in alto, visto che comunque siamo la prima squadra della capitale, la squadra di Roma, e non, con tutto il rispetto del Foggia, di Ezio Capuano. Ci dobbiamo accontentare, accontentiamoci, accontentiamoci allora, di sta roba qua, accontentiamoci, va bene così. Però allora, tanto per dirla, smettiamola anche allora di sognare, smettiamola di sognare, accontentiamoci di quello che è, divinizziamo Luis Felipe Ramos, divinizziamo Murichi, divinizziamo Lulic, divinizziamo sta gente. Però allora neanche ci andiamo in Champions League, che cazzo ci andiamo a fare per fare figure di merda? Andiamo tutti gli anni, famo tutti gli anni il quinto, il sesto, il settimo posto, così almeno Lotito è felice, così almeno non ci facciamo il sangue amaro quanto non compra nessuno. E va bene così. Un abbraccio a tutti.